per me insomma è stato veramente un anno curioso, nel senso che appunto Cannes, Venezia, il David, infatti ora che sto facendo invece Marco Baldini, che mi confronto col gioco d'azzardo, sto cercando di giocarmi su tutte le ruote il 2027, cioè il 2007, perché è un anno particolare, quindi penso che cabalisticamente anche debba avere qualche motivo. Elio, tu interpreti Luca, un ragazzo che esprime un grande dolore psichico. Ma ho affrontato un percorso di ricerca personale, psichica, confrontandomi con delle lacerazioni che poi appartengono a tutti, ma che sostanzialmente cerchiamo di reprimere. Invece in questo caso ho dovuto affrontare questa lacerazione e cercare di farla esplodere, per poi casualmente far venire fuori quello che è stato il film, no? Cioè, come inconsapevolmente. Tanto più che rappresenta un personaggio che, se vuoi, nel film è proprio l'inconscio, è il perturbante, l'azione perturbante della storia, quindi è veramente l'inconscio stesso, no? Il tuo personaggio comunque è un personaggio molto fisico, ci sono molte scene, a me ha molto impressionato, sì, la scena, insomma, quando ti senti male in bagno, sì, eccetera, eccetera, certo, anche quando ti rasano i capelli, sì, insomma, sì, quella, certo, scena lì. Quindi io volevo capire, questa dimensione psichica di cui hai parlato, quando poi è portata, comunque, vogliamo parlare di cinema, quindi quando è portata sul grande schermo e comunque ha un'immagine, è anche un'immagine fisica, quindi tu come attore, come essere umano fisico di un corpo, come l'hai vissuta? Ma guarda, il mio lavoro è stato veramente di scarnificazione, nel senso di liberazione di qualsiasi forma interpretativa, di arrivare a un mio nocciolo emotivo, e quindi a un processo veramente di spogliamento, cioè di nudità, no? Ma io penso che la mia nudità sia molto più forte in tutte le altre scene che non in quella in cui sono nudo fisicamente. E questo è il motivo per cui mi deprime parlare un po' della scena di nudo, no? Come se fosse la protagonista della vicenda, perché secondo me è l'unica scena in cui sono forse meno nudo delle altre. Il mio personaggio è questo, è una persona che cerca la propria essenza e quindi si spoglia in tutti i modi, cerca di levarsi la pelle da addosso, no? Cerca di, si taglia i capelli, si vuole levare la pelle, la faccia, il corpo, vuole uscire dal proprio corpo. Penso che veramente la questione della nudità sia la cosa meno, se vuoi, interessante del film, anche perché poi sono quattro fotogrammi, insomma.